Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, io sono Black Velocity. Oggi dei video su ABC, la Deck Profile. Sigla! Bene ragazzi, iniziamo. 2A. Gioco A per 2, perché 3, fabbricare il mazzo, e... Questa carta è molto utile per equipaggiare gli altri pezzi, tipo B. Lui rende immune gli effetti dei mostri. Lui, se equipaggiato, rende immune gli effetti delle magie. Come C, rende immune gli effetti delle trappole. Uso due congegni, a parte per le difese, perché se vengono evocati e mandati al cimitero, posso rievocare congegno d'argento. Oppure posso utilizzare per evocare special un mostro di livello 4, macchina. Poi... I congegni molto spesso li uso per evocazioni Link. Poi gioco il 2 perde l'onesto, sia per difesa sia per attacco. Ricordo che l'onesto, scartarlo dalla mano, avendo un mostro macchina di tipo luce o un mostro luce, quando viene attaccato, il mostro che viene bersagliato aumenta l'attacco in base al mostro che bersaglia. Gioco come Entrap, due ogre e due dissimulatori perché le asce giustamente sono off limits per... Diciamo, questa è una BC un po' budget. Di simulatore lo uso sia per due motivi: uno per evocazione di incubo, invece l'altra per scartandola nella main phase dell'avversario, posso inibire tutti gli effetti dei mostri. Vabbè, trasformare a due perché a tre è bandito. Per searchare Angar, la carta più importante del mazzo. Quando viene messa sul terreno, posso searchare dal mazzo uno dei tre pezzi in mano, evocarlo usando il secondo effetto, posso equipaggiare facendo evocazione special uno di questi tre in base al mazzo che ho contro o alla situazionale. Come carte di attacco uso Raijeki per pulire la board, due rimozioni di limite pesante, sì, ma con gli effetti di ABC di fusione posso evocare anche dal cimitero, bandendo posso evocare la fusione che più tardi vedremo. Sepoltura sciocca per velocizzare la fusione. Un tifone spaziale dovrei aggiungere un altro per pulire un po' le magie. Carta dell'oblio per uno, per adesso. In situazioni un po' complicate, lo finisco le carte in mano. Per usare l'effetto di ABC ho bisogno di carte. Pesco 3, gioco, poi scarto. Poi come carte trappola uso 3 per di mucchio unione. Allora, quando ABC viene evocato, devo bandire 3 mostre. Nel caso ABC venga distrutto, gioco lei. E mi ritornano i tre pezzi evocati special sul terreno come difese, tre ferri di forza riflessi. Un po' da suicidio questa carta, attributo torrenziale, però è molto utile nel caso ci sono i tre pezzi sul terreno e voglio pulire la board. Una forza riflessa negante nei casi più eccezionali. Uno per, purtroppo uno per di colpo solenne perché siamo poveri, però è molto utile. Avvertimento solenne e giudizio solenne hanno lo stesso effetto, però sono belli In pesanti. questa profile c'è da sottolineare anche che mancano un congegno d'oro e un Un congegno congegno d'argento. d'argento, per questo le carte saranno 38 e non 38, infatti. 40. Passiamo all'extra. Vabbè, 3 ABC, inutile. Sta a spiegare Perfetto, c'è cioè la perché. carta del mazzo, è la più forte. Poi gioco tutti i link. In ordine di importanza per me, prendi Underclock. Il suo effetto è che quando bersaglio un mostro collegato o linkato e bersaglio un mostro dell'avversario, il mostro dell'avversario perde l'attacco in base al mostro puntato dalla carta. Poi, come potenziamento per i mostri Link, uso il decodificatore trasferitore. Guadagno 500 d'attacco per ogni mostro puntato. Aggiunge anche una zona extra all'avversario. Nel caso venga braccato, aggiunge un altro 500 d'attacco a lui perché va a 3.500, 500, 500. Poi, come dicevo prima, gioco una copia di Linkuribo usando il simulatore d'effetto. Come protezione, uso Draco Proxy. Poi, non meno importante, è un po' non Singolare, è un convenzionale po' singolare usare usarlo il test nell'ABC. ulteriore, però io in questo mazzo lo considero un po' League Spammer, perciò è facile farlo. Poi ha altri effetti veramente devastanti. Come Pressure uso Panther Servo, servono due mostri di quell'effetto. Però quando un mostro linkato a esso attacca un mostro in difesa dell'avversario, infligge danno perforante. Come situational uso lei, perché uso mostri luce,
aggiunge 500 ai vostri luce e leva 400 l'oscurità. Come vocazione special, per fare vocazione special uso Ragno Link, perché fa vocare un mostro di livello 4 sotto di esso. Il problema di Ragno Link è che ha bisogno di un mostro normale, di livello 4. Al momento non ne ho. Al momento non ne ha, però è giusto per riempire il, l'extra. L'extra. Insomma, c'è qualcos'altro, magari ci potrebbe andare un altro Linkurino. Un altro colpo solenne, due congegni e robe varie. Bene, questo era il mio mazzo, come lo gioco io. Cioè, non è completo, però è abbastanza forte, dai. Facciamo un esempio di prime mani. No, finalmente adesso mischia bene perché sono tutte ordinate. No, le ho disordinate già da prima. Però vabbè, lasciamo. Ah, vabbè, giustamente. Abbiamo la prima mano da primo. Un po' sconveniente per la bici partire prima, però. Se pesca 5 carte giuste, mette pressure. 3, non si vedono. Stai coprendo tutto. 4 e 5. Beh, non è una brutta mano, però ci può stare. Allora, io metterei avvertimento solenne coperto, giocherei hangar, prenderei uno dei tre pezzi. In questo caso c'è il sercio A, però può serciare qualsiasi pezzo, non è un problema. Poi, prima evocazione uso B. Effetto, secondo effetto di hangar metto un C equipaggiato, lo rende immune agli effetti delle trappole. Lui è settata e niente. Una board un po' scarsa, però non è male per iniziare. 1, 2, 3, minchia, 4 e 5. Aia, un po' complicata questa prima mano. Questa mano. Facciamo che partiamo secondi. Però c'è, no. C'è da dire che comunque difensiva. Forza riflessa annegante in questo io caso. Io la giocherei così. 3 settate. Baiterei un po' l'avversario con il dissimulatore, perché ho l'onesto in mano. Lei è un mostro luce, posso usare lui scartandolo, prendere l'attacco dell'avversario. Ma secondo me non ne vale nemmeno la pena. Oppure il tributo lei per fare un incuribo, però non è collegato a niente. Quello che secondo me sarebbe più corretto in questi casi, perché è una mano abbastanza non semplice da gestire, sarebbe settare giudizio, settare forza di pressa negante, l'avversario ti attacca direct, forza di pressa negante e gli fai rimischiare tutto nel deck. Quindi comunque te la puoi gestire. Il problema è che pescando ti arriva una forza riflessa e poi ti arriva una carta dell'oblio che comunque te ne fa passare. Però è utile perché setti tutto. Sì, potresti settare tutto. Metti che la giochiamo. 1, 2 e 3. Una merda, in ogni caso. No, che cazzo dici? Evochi special entrambi, evochi normal e special. Eh sì. E hai risolto carta dell'oblio. Dai, non è male come prima mano. Sì, come settima carta. In ogni caso adesso proveremo delle pescate di seconda mano, ideale per la BC, però anche prima non è male. Abbiamo modificato la build apposta per voi, però lasciamo stare. Il colpo solenne infatti non è mio, perché sono povero a merda. 2, 3, 4 e 5. E 6. Mm. Appunto, parlando di colpo solenne. Allora, come prima cosa farei 1 e 2, queste tengo in mano, evocherei argento in difesa. Poi aspetterei un altro turno, pescherei tutta la tomate. Vabbè, mettiamo che l'avversario con il nostro ciccione, colpo solenne, 1500. Pesco un'altra volta e si inizia a giocare un pochino meglio. Flip. Forza riflessa doppia. Vabbè, lasciamo come bait questi due in attacco. Nel caso dove sono già attacca. Ciao bello. Nel caso c'è da nulla. Ciao bello. Ripeschiamo un'altra volta. E che cazzo? In ogni caso adesso facciamo un'altra. Io sono prova. Mister forza riflessa. Lasciamo facciamo stare. Un'altra prova di seconda mano. Io sono Mister forza riflessa, non sono più per ferocity. Ci sarà una prima mano fatta di hangar. Una prima mano degna di essere chiamata prima ABC. Mano. Non si dice. Il brick è una brutta cosa. Secondo. Bella. Tutta una troia. Fantastica. Allora, sì. Bella, ci sta. Allora, questa in mano. Loro due si giocano. Altro aspetto. Tutta la mano. Hangar. Primo effetto. Sì, ce l'ho girata quella. Non rimisco per cattivo secondo effetto, è inutile. Anche se si dovrebbe fare.
Però ho sbagliato una cosa. Potevo mettere loro due le in mano, far congegno e C. Poi usare l'effetto di Angelo di mettere il B sotto. Se l'hai settata, secondo turno, magari uso il tespone, che gli devo una carta maggior trappola insidiosa, magari una carta terreno necrovale, ad esempio. Lasciamo stare. Esco. Non è male come cosa. Forza riflessa. Ah, e inizia l'expand. Allora, possiamo fare un link 3. Magari due link. Uno da uno, che non ho. O uno da due, che non ho nemmeno lui, però giustamente. Facciamo decode in questo caso. 2 e 3. Vengono attivati i suoi loro effetti dei pezzi. Allora, C mi fa evocare special dalla mano. B mi fa searchare un mostro unione dal deck. È un po' lunga questa prima mano. Searcho B, per esempio. Effetto di C, posso evocarlo special. Poi, decode extra. Vengono banditi tre pezzi per effettuare la fusione del mostro ciccione del mazzo. Abbiamo balistico. Lei passa a 3300 l'attacco. E penso che sia abbastanza come secondo turno. Sì, sempre se non ti hanno spaccato qualcosa prima, però in ogni caso c'era l'effetto. In ogni caso ho una forza di. C'era l'effetto di. Congegno, no? Però deve essere mandato l'effetto di una carta in battaglia. Eh sì, se metti che te lo spacca. Però con un congegno d'oro, però l'ho usato come materiale link. Ma non nella prima, ma nella seconda. Nella secondo turno. Dal secondo turno proprio. Comunque potete vedere che la BC in ogni caso, nonostante non difficoltà. Sia uno dei top tier, è un po' fastidioso. Riesce a fare le sue belle cose anche con questa build da fastidio. Bene ragazzi, questo era il video sul mazzo di ABC. Voi vi state chiedendo sicuramente: Black, perché hai 3 deck box? Beh, semplicemente perché vi sto facendo 3 mazzi meta, sono un pazzo. Allora, oltre a questo, è che si è capito che Altergeist, mi sto facendo anche un altro mazzo di cui non rivelerò la natura o l'archetipo. Se volete la deck profile su Altergeist e su quest'altro deck, fatecelo capire con un like, un commento. E che dire ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bella!